domande che farete in chat, vediamo chi si collega e quindi cerchiamo di capire cosa fare se abbiamo a che fare con un narcisista, cosa fare se abbiamo a che fare con persone che sono estremamente negative, persone che sono estremamente nefaste, persone che sono ovviamente manipolative. E perché gli empatici, diciamo, hanno questa caratteristica. Salutiamo nel frattempo la nostra Greenettina, Green Apple. Gli empatici hanno questa caratteristica di essere fortemente, diciamo, fortemente attratti dai narcisisti proprio per il fatto che gli empatici, vivendo una forte empatia, talvolta hanno un po' la sindrome di Croce Rossina. Saluto anche la nostra Patrizia Perotti, annunzio Vobis, Gaudium Magnum, che domani sera alle 21, mi raccomando, domani sera alle 21 sul canale Massimo Teramasco avremo la nostra Patrizia Perotti, la carampagnocca, che l'abbiamo intervistata oggi, cioè l'ho intervistata. E tra l'altro abbiamo anche nel video, verso la fine, non dovete perdervi neanche la fine del video, perché ci sarà un'apparizione della figlia di Patrizia, che non ricordo adesso, in questo momento mi sfugge il nome, come si chiama tua figlia Patrizia? Bene, comunque, andiamo avanti. Come si chiama tua figlia Patrizia? Antonio? Ah, Elisabetta, ok, Elisabetta, ok. Allora, quindi domani avrete anche il piacere di conoscere Elisabetta, la figlia di Patrizia. Allora, oggi diciamo che si abusa un po', no, di questa parola narcisista, è diventata una parola comune nella nostra cultura, ma come ripeto, noi non è che andiamo a avere la certificazione narcisista, non narcisista, quando abbiamo a che fare con una persona estremamente negativa. Che sia un narcisista, che sia uno stronzo, che sia un approfittatore, che sia, o anche al femminile, un'approfittatrice, dobbiamo cercare di levarcelo dalle palle fondamentalmente. E dobbiamo cercare soprattutto di non coinvolgerci, perché diciamo, se il problema vero è quando andiamo a coinvolgerci. Il termine narcisismo comunque. Oh, salutiamo Manu. Il termine narcisismo è stato introdotto dal buon vecchio Freud che nei suoi studi, diciamo, sull'evoluzione dell'infanzia, Freud parlò proprio di narcisismo, lo chiamò narcisismo primario e tutti i bambini quindi sono narcisisti, ma poi in qualche modo evolvono, in qualche modo si trasformano e quindi questo narcisismo diventa qualcos'altro fondamentalmente. E ovviamente è un passaggio fondamentale, no? Il narcisismo infantile è fondamentale. Tutti i bambini, diciamo, sono narcisisti, probabilmente anche non solo i bambini, magari anche i gattini piccoli sono narcisisti, non so, però potrebbe essere, no, questo. Quindi l'importante è che diventando adulti questa cosa finisca, cioè non dobbiamo più essere al centro dell'attenzione. D'altra parte, il super empatico, cioè la persona empatica, è una persona che spesso ha la sindrome da Croce Rossina, no? Si innamora, si coinvolge proprio di quelli che lo tartassano. Quindi devi cercare di evitare questa sindrome di Croce Rossina, devi evitare di farti tartassare. Quindi quando incontri una persona nuova, ci sono delle cose che devi fare fondamentalmente se vuoi liberartene, se non vuoi restare incastrato in una relazione con una narcisista o incastrata in una relazione con un narcisista. I narcisisti in amore sono persone che sono caratterizzate da un eccessivo bisogno di ammirazione e da una incapacità di provare empatia. Queste caratteristiche rendono le relazioni con questa tipologia di persone delle relazioni di merda, fondamentalmente. Ora, vuoi vivere una relazione di merda? Prega, accomodati, altrimenti devi fare delle cose. Intanto devi imparare a riconoscere i segnali d'allarme. I narcisisti
in amore manifestano dei comportamenti che sono comportamenti manipolatori, comportamenti controllanti. Manipolatori anche perché all'inizio ti fanno dei complimenti esagerati, no? Ti dicono tu sei la più bella del mondo, no? C'era quella canzone, tu sei la più bella del mondo, io te col Big Bang, no? C'era un'altra canzone di Jovanotti, no? Com'era quella canzone di Jovanotti? Dopo il Big Bang, io e te, dopo il Big Bang, qualcosa del genere. Non mi ricordo la strofa di questa canzone di Jovanotti, dopo il Big Bang, boh. Vabbè, comunque, in ogni caso ti dicono che la storia, la più bella storia dopo il Big Bang siamo io e te, qualcosa del genere. E questo è un punto fondamentale. Noi crediamo che questo sia vero, no? L'unico spettacolo dopo il Big Bang, esatto, l'unico spettacolo, esatto, l'unico spettacolo dopo il Big Bang, esatto, beh, il narcisista ti dice questo, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo io e te, no? E il narcisista tende a dirti questa cosa, no? Tende a dirti che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, salutiamo Tug, siamo io e te. Ma in realtà non è così, cioè, come dire, questo è ovviamente, se tu ci credi, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo io e te, in realtà tu e lui siete solo due caccole nell'universo che non gliene frega niente a nessuno, ma lui ti fa credere che, sì, dopo il Big Bang, il più grande spettacolo, siamo io e te, no? Ma non è vero, cioè non è vero in senso assoluto, ma non è vero neanche in senso relativo. Il narcisista ti fa questo love bombing, no? Ma anche ci sono tante canzoni, no? Se andiamo a vedere le canzoni dove propongono queste cose qua, no? Anche Baglioni, no? In una canzone in cui è stato lasciato, è stata lasciata, adesso non mi ricordo com'era quella canzone, però diceva qualcosa del tipo facemmo invidia al mondo, forse mille minuti di te di me, qualcosa del genere, facemmo invidia al mondo, qualcosa del genere, era di Baglioni. Ma in realtà non avete fatto invidia a nessuno, cioè a chi volete fare invidia? Eppure il narcisista ti dà, diciamo, ti dà queste cose, no? Come se la canzone, come se tutto quello che tu fai fosse un qualcosa. E anche questa canzone, no? Io e te facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone, no? E questo è un voler eternizzare, no, qualcosa, ma è un ideale che in realtà non esiste. Per carità, se viene detto così, però il narcisista deve riconoscere questi segnali d'allarme, fare complimenti esagerati. Il narcisista ti promette il mondo, io e te facemmo invidia al mondo come un miliardo di persone, dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo io e te, insomma, sono tutte palle che, scusate, ma lo starnuto era duopo, e comunque in realtà a queste persone non gliene fotte assolutamente un Kaiser, ma sanno intortarti bene. E il problema non è che sanno intortarti bene, è il fatto che tu, e lo starnuto lo conferma, esatto, ti promette mari e monti e poi ti porta in campagna, neanche in campagna, ti promette mari e monti e poi ti porta al parcheggio del cimitero, no? Ti porta al parcheggio del cimitero.
Il narcisista, tra l'altro, è uno che ti piglia per il culo alla grande, no? Perché è quello che ti dice che vive negli hotel a 5 stelle, poi te ti porta al parcheggio del cimitero. Al parcheggio del sottocimitero. Ora, quindi, devi fidarti un po', no, del tuo istinto, perché tu hai un istinto, fondamentalmente. Quindi, allora, il narcisista, come possiamo dire, vuole avere un'immagine di credibilità verso gli altri, ha una rabbia incontrollata, tende talvolta a essere vendicativo, vuole sempre restare in vetta, e quindi se tu hai una relazione con un narcisista sarai subissata, no? Come diceva anche la nostra Patrizia Perotti, sarai subissata, sarai attaccata, dovrai sforzarti ogni giorno per essere perfetta, dovrai trovare sempre il modo di subire delle critiche, insomma ti troverai in una situazione negativa, ma il vero problema è veramente il coinvolgimento. Quindi la cosa fondamentale è, prima di coinvolgerti cerca di vedere i segnali, prima di coinvolgerti cerca di conoscerlo, perché il nemico va conosciuto per affrontarlo. E il narcisista diventa un vero nemico fondamentalmente, e non devi aspettarti che uno psicoterapeuta faccia una diagnosi, perché tanto quello non ci andrà a farsi fare una diagnosi. Questo te lo devi scordare, non è che lui andrà a farsi fare una diagnosi, fare qualcosa del genere. E quindi devi tenere presente tutti i segnali che questa persona ti dà. I segnali sono tanti, ovviamente, una gelosia fondamentalmente, una possessività, un volerti controllare, un dire delle cose e farne delle altre. E tenete presente il mito, no, da cui deriva il narcisismo. Il narcisismo prende il nome da questo mito greco di Narciso, no, che cacciatore di straordinaria bellezza rifiutò la ninfa Eco, che era priva di voce, per punizione, diciamo, gli dei lo fecero sì che si innamorasse di se stesso, fondamentalmente, della sua stessa immagine. Nel momento in cui lui la vedesse, quando si specchia nel lago, la vede e quindi muore nel lago e si innamora di quell'immagine, cade nel lago e muore. Ma comunque, dobbiamo tenere presente che viviamo in una società edonistica, e l'edonismo porta un po' l'eccessivo edonismo porta un po' al narcisismo, no? Il voler ricercare un piacere, salutiamo a tutti i costi un piacere materiale, un piacere fisico. Io credo che il narcisismo sia un po' più presente nel nostro tempo rispetto a tempi precedenti, per diverse motivazioni che potrebbero essere di natura socioculturale. La prima è sicuramente l'edonismo sfrenato, no? L'edonismo reganiano, no? Da Reagan in poi, no? Questo mito dell'edonismo, di voler raggiungere il piacere, il successo a tutti i costi, no? Beh, se vi ricordate gli yuppies, no? Gli yuppies degli anni Ottanta, no? Che per carità erano anche divertenti da un certo punto di vista, però questo edonismo reganiano, diciamo, ha portato sicuramente a una diffusione del narcisismo, che poi si è intensificato ovviamente dagli anni 2000 in poi con la venuta dei social. Tutto sommato i social hanno portato un'altra ventata di narcisismo, che spesso viene confuso con la vanità, no? Un po' viene confuso con la vanità, ma diciamo che una vanità spinta all'eccesso può portare comunque a un edonismo fondamentalmente, e quindi a un narcisismo. Pensate alle vecchie che ballano su TikTok, no? Dobbiamo tenere presente questo. Le vecchie che ballano su TikTok hanno un rigurgito di edonismo fondamentalmente, ma di esibizionismo anche. Ora, io non dico che le vecchie che ballano su TikTok, non fraintendetemi, non sto dicendo che le vecchie che ballano scosciate su TikTok siano narcisiste, ma potrebbero essere prede dei narcisisti, proprio perché
hanno questa, sono donne mature, stramature, diciamo, ultra carampane, che ballano su TikTok scosciate come se fossero delle ventenni, no? E quindi la loro esigenza edonistica è quella di sedurre, di coinvolgere. E quindi ovviamente quando incontrano uno che gli dice ma che bella che sei, ma che giovane che sei, sei proprio una donna bellissima, giovanissima, ah guarda che bella che sei, questa è come dire che magari ha delle macerie che non riesce neanche tanto a muovere, si innamora follemente, no? E quindi perché diventano più facili prede del love bombing? Perché è il loro bisogno fondamentalmente, no? E quindi ai tempi di Freud probabilmente, anzi sicuramente non c'erano, non c'erano i social, ai tempi di Freud non c'era l'edonismo reganiano e in linea di massima quindi il narcisismo penso che non era così, non fosse così diffuso fondamentalmente, no? E invece oggi il narcisista si è diffuso perché come tutto, no? Se trovi un terreno fertile, perché i semi ci saranno sempre stati, ma poi qualche, come possiamo dire, qualche seme nasce se c'è il terreno fertile fondamentalmente, no? E quindi, come possiamo dire, in linea di principio il narcisista aggancia, no, queste... esatto, sembra una malgascetta nonostante i tuoi 87 anni, perché esatto, queste qui sono proprio come dire la preda, no? Sono il terreno di caccia del narcisista, sono il terreno di caccia del narcisista, perché il narcisista, quelle quattro complimenti, ma poi ci sono, diciamo, gli amanti dell'horror che glieli fanno anche veramente, ma anche, quindi, il narcisista ha delle caratteristiche, no? Che sono il senso di grandiosità, le fantasie limitate di successo e di potere, la mancanza di empatia, l'incapacità di amare. E poi i narcisisti sono anche molto opportunisti. E quando vedono una vecchia che balla su TikTok, diciamo, si scatenano fondamentalmente, no? Si scatenano perché ovviamente possono prendere diverse cose fondamentalmente, no? C'era quell'annuncio, no? Giovane artista scapigliato, giovane artista scapigliato cerca ricca ereditiera da spolpare. E queste sono, soprattutto se sono benestanti, sì, diventano prede predatrici, però di fatto, diciamo, ne subiscono le conseguenze. Ecco, questo fatto di non accettare, no, l'invecchiamento, non accettare il fatto che non puoi fare a 60-70 anni quello che facevi a 20 e non puoi come donna a 60 anni, a 70 anni competere con una di 20 anni, di 25 o di 30 anni. Perché hai, devi avere, e tra l'altro cadono anche spesso vittime, no, di pseudo toy boy che, come dire, le spolpano, vecchia ereditiera da spolpare, giovane artista scapigliato cerca vecchia ereditiera da spolpare, come dire, disponibile anche per gli amici magari. E quindi, perché poi il narcisista è un ricattatore emotivo di altissimo livello, no? Considera gli altri un'estensione di sé, vive con opportunismo le relazioni. E poi, tra l'altro, dobbiamo anche dire che alcuni narcisisti effettivamente sono affascinanti, astuti, carismatici, riescono a prevedere le mosse, no? Sono anche abili truffatori fondamentalmente, no? Quindi dobbiamo evitare di cadere in questi tranelli. E una super empatica o un'empatica o una, diciamo, bisognosa deve trovare il suo equilibrio interiore, perché l'unico modo per mandare in tilt un narcisista, per sgonfiare quel pallone, diciamo, per sgonfiare quel pallone gonfiato, diciamo, che è il narcisista, l'unica cosa sensata che puoi fare è quella di, diciamo, non coinvolgerti, è quella di mandarlo a fanculo, è quella di lasciarlo. Perché il narcisista, ad esempio, non contempla neanche
il, come possiamo dire, il termine valore individuale, ma ragiona per profitto fondamentalmente. E il narcisista poi si aggancia su persone che lo venerano come una divinità. E questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente, no? È un qualcosa che devi fondamentalmente tenere presente. E l'unico modo per, tra virgolette, far impazzire un narcisista è quella di non credergli, non cedere alla sua manipolazione, non credere al suo amor proprio eccessivo, è soltanto una finzione, perché in realtà è soltanto una maschera. Non credere al fatto che lui possa avere empatia, perché non avrà empatia. Non credere che possa darti una relazione, bella, una relazione, salutiamo la Nespola, non credere che possa darti una relazione bella, una relazione importante, perché non te la darà. Il narcisista è basato sull'opportunismo, ha questa caratteristica. Tra l'altro, un'altra diciamo cosa da prendere, da tenere in considerazione, sono l'umore alternante. No, i narcisisti spesso sono incostanti, hanno umori alternanti, perché spesso sono anche un po' maniaco-depressivi. Allora, Nespolona, oggi ho intervistato Patrizia Perotti, manchi tu all'appello, Nespolona, mandami sto coso che ci mettiamo d'accordo, Nespola. E quindi l'umore altalenante, ad esempio l'incostanza, è un qualcosa di fondamentale. Quando il narcisista non riceve l'attenzione che vorrebbe ricevere, ecco che inizia ad avere un po' di crisi, inizia a non essere più così bloccato, vinculato. Veloce, Nespola, dai, che dobbiamo registrare, Nespolona. Quindi il narcisista ti porta in una relazione disfunzionale e tu devi uscire fuori dalle relazioni disfunzionali, non devi accettare di finire in una relazione disfunzionale. Puoi farcela. Tra l'altro ci sono anche i narcisisti covert, che sono difficili da riconoscere, però purtroppo anche i narcisisti maligni, perversi, che sono una versione estremizzata del narcisista. Il narcisista perverso o maligno, diciamo, tende a essere crudele, sfruttatore, tiranno, ingannatore, quindi bisogna fare veramente attenzione. E quindi devi fidarti del tuo istinto. Se ti senti a disagio, insicura in una relazione, ascolta il tuo istinto. Non credere al fatto di non essere, diciamo, allineata, di non essere a posto, perché i narcisisti, non permettere al narcisista di non credere al gaslighting del narcisista, cioè non credere alla sua manipolazione mentale di farti dubitare di te stessa o di te stesso, perché cercherà attraverso proprio forme di manipolazione mentale di farti dubitare di te stessa. Quindi devi impostare dei limiti, devi stabilire dei limiti chiari nella relazione, non devi permettere al narcisista di controllarti, di umiliarti. Devi, diciamo, ad esempio, metterlo subito, se il tuo partner ti fa un complimento esagerato, prendi atto del fatto che questo potresti mettere in difficoltà dicendogli una frase, ad esempio: ma sei davvero gentile a farmi questo complimento, ma mi sembra un po' esagerato, perché lo dici? Ecco, questa è una domanda che potrebbe metterlo un po' in crisi. E poi, se il tuo partner ti promette il mondo, tu non devi credergli, perché come diceva la nostra Patrizia Perotti, prima ti promette il mondo, poi ti porta al parcheggio del cimitero, ti dice che vive in un hotel 5 stelle, poi a te ti porta in una betola, uno scannatoio, diciamo. Quindi tieni presente questo, no? Ti racconterà un sacco di balle. Se
I narcisisti sono bravi a promettere delle cose che non possono mantenere. Questo quando una persona ti promette qualcosa che poi non riesce a mantenere, quando una persona non è coerente, levatelo dai coglioni. Perché purtroppo il problema è che siamo noi che diamo potere a questa tipologia di persone. Siamo noi che in qualche modo gli diamo forza, gli diamo energia e gli diamo potere. Se senti che cerca di isolarti, mandala a fanculo. È un altro modo per mandarla a fanculo, è un qualcosa di molto utile. Se diciamo cerca di isolarti dai tuoi amici, dai tuoi familiari, non farti isolare. Se ti senti a disagio nella relazione, mandala a cagare. È importante ricordare che non è possibile far sì che il narcisista diventi una persona buona, affabile, con la quale avere una relazione. La cosa migliore che puoi fare è proteggerti, cioè non cascare nella trappola, e per farlo impazzire, tra virgolette, uscire dalla relazione, allontanarti dalla relazione, uscire dal gioco. Questa è l'unica cosa che tu puoi fare, l'unica cosa sensata, no? Perché altrimenti ti andrai a invischiare in situazioni estremamente negative e andrai a invischiarti in situazioni in cui sarà veramente difficile, no, venirne fuori. È ovvio che, come dicevo, nella società diciamo contemporanea viene tutto alimentato, no? Anche per dire le varie rifattone, no, che si rifanno, fanno ricorso smodato alla chirurgia estetica. Le varie rifattone, anche queste sono prede dei narcisisti, secondo me, perché una che arriva a rifarsi completamente, no? E lo fa perché ha dentro un'insicurezza in se stessa. Quindi tieni presente che se sei bisognosa tende a entrare, no, in queste dinamiche in cui sarai attratta da persone che, narcisiste o non narcisiste, ti pigliano per il culo, ti cercano in qualche modo di rovinarti, cercano in qualche modo di castrarti. Quindi devi imparare a, diciamo, anche a fottertene delle critiche che il narcisista ti fa. Tanto le critiche sono soltanto una proiezione, no? Come diceva anche la nostra Patrizia Perotti, se qualcuno ti critica fortemente, se qualcuno ti critica costantemente, il problema è suo, che ti critica, non è un tuo problema. Tu non devi pensare che sia un tuo problema il fatto che una persona in qualche modo ti critica, il fatto che questa persona in qualche modo ti... Perché è il suo problema. I narcisisti o i manipolatori usano la, diciamo, usano, cioè, non si sente? Tocca il microfono? Non so, audio disturbato? Non lo so, vabbè, mi spiace, sto usando il telefono, sentite meglio adesso? Forse sentite meglio adesso? Ditemi se sentite meglio. Ditemi se sentite meglio, se non sentite meglio, boh, spero che si senta meglio. Ok, va bene, meno male, meno male. E quindi questo più o meno sono le cose che devo dire fondamentalmente. Voi dovete avere un'educazione emotiva, no? E sviluppare intelligenza emotiva. Dovreste imparare, bisognerebbe imparare a gestire le proprie emozioni, identificare le proprie emozioni per evitare di avere dei coinvolgimenti con persone che non ci possono dare benefici, avere coinvolgimenti con persone che non ci possono dare qualcosa di buono. Dobbiamo imparare anche a sviluppare l'empatia, ma non un'empatia che non deve mai sfociare nell'essere, diciamo, delle croce rossine o dei croce rossini. Dobbiamo anche cercare dei modelli di riferimento positivi, persone positive. Questo è un punto fondamentale. È importante poi evitare di generalizzare, no? Quando incontriamo una persona cerchiamo di capire, cioè, perché poi certi dicono: ah, sono stato lasciato, allora quello è un narcisista, no? Perché poi tendiamo a generalizzare. Invece
I narcisisti o le persone manipolative sono quelle che ti manipolano, non sono altre. E bisogna semplicemente quindi imparare a difendersi dalla manipolazione. Se lo vuoi far impazzire, ignoralo perché si nutre della relazione con gli altri, se lo ignora è una cosa fondamentale. Come ho già detto tante volte, evitare di reagire alle provocazioni, impostare dei confini chiari, evita delle critiche perché tanto ti criticherà, quindi devi assolutamente fottertene. Devi dirgli di no e devi, diciamo, uscire dal gioco. E come dire, perché tanto se stai nella giostra, è l'esempio della giostra, no, fondamentalmente, perché se tu sei nella giostra, un po' sarà alta nell'altalena, un po' sarà bassa, un po' sarà alta, un po' sarà bassa nell'altalena del dondolo, no? Un po' alto, un po' basso, ma finché tu stai nella relazione col narcisista, un po' ti porterà su, un po' ti porterà giù. Un po' ti porterà su, un po' ti porterà giù. L'unico modo è quello di saltare giù dall'altalena, perché tanto finché resti nell'altalena starai un po' su, un po' giù, ma è come dire, sei sempre all'interno di questo samsara, come possiamo dire, del narcisismo. Per cui la vera liberazione è saltare giù dall'altalena. Bene, detto questo, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella. Ci vediamo alle 19:30, alle 19:30, ma ti ricordo che annunzio voi.